Sì, eccoci qua, proprio con Vergara, alle prese con WhatsApp, tutti i messaggi, immagino, di felicitazioni che arrivano. Cosa dicono i messaggi? Il messaggio di mia mamma di Colombia, sai che sempre sta pendente di come va la partita, come sto, quindi sto rispondendo. E quindi ovviamente oggi gli puoi dare buone notizie? Sì, oggi abbiamo fatto una buona partita, abbiamo vinto, siamo felici per questo e dobbiamo continuare per questa strada. Senti, stavo dicendo io prima che per assurdo questa partita qua era più difficile rispetto a quella di Brescia, perché bisognava trovare conferme e certe conferme sono arrivate, quindi questo è importante. Era più difficile perché dovevamo avere continuità, ma tutte le partite sono diverse e difficili. Serie B è così, veniamo di un periodo negativo, ma adesso abbiamo preso fiducia e dobbiamo continuare così a lavorare forte, sodo, per continuare la nostra strada. Senti, cos'è che è cambiato all'interno dello spogliatoio? La consapevolezza di essere una squadra che può giocarsela, il clima, la preparazione, cosa noti di diverso rispetto a una quindicina di giorni or sono? Di diverso, penso siamo gli stessi, non ha cambiato niente, ha tornato mister Panucci, non ha dato carica, voglia, tranquillità e questo si vede in campo, no? Ecco, l'ha dato la carica, soprattutto vi ha come dire, convinto che eravate troppo brutti, no, per essere veri, durante diciamo, gli scorsi tre mesi. Brutti no, questa è la Serie B, a volte ti gira male, no? Ti gira male e basta, è un periodo negativo che è stato, adesso continuiamo a lavorare a testa bassa e pedalare forte. Adesso arriva un avversario difficile come lo Spezia, però sicuramente si va in campo con un cervello diverso, soprattutto anche con una tranquillità diversa, no? Tranquillità, no, siamo un atteggiamento forte, buono, e questo è il carattere di questa squadra che gioca a calcio, che cerca di giocarlo sempre, a volte non si riesce, ma perché è normale che l'altra squadra non osservano, si preparano per questo, ma andiamo con la testa giusta da affrontare una grande squadra, una grande partita e niente. Benissimo, grazie.